Marsala ricorda le vittime di Lampedusa. Sì, un viale condiviso con un'altra associazione, Libera, Monì, la sezione di Martadamo, il centro rifugiati di Perino, il centro di Stasatti. Ci sembrava doveroso ricordare queste vittime, vittime assassinate secondo me, è il mio pensiero, perché noi ci dimentichiamo che siamo anche complici di questa situazione che si è venuta a creare non adesso ma da parecchio tempo. E quindi ci sembrava doveroso anche noi ricordare queste vittime. Noi siamo un posto di mare, siamo un posto di frontiera, viviamo con queste persone che vivono qua, ricordiamoci che a Marsala ci sono alcuni centri dello SPAR, di minori non accompagnati, quindi è un atto dovuto che noi oggi abbiamo fatto, ma soprattutto coinvolgendo la comunità che è presente qua nel territorio. È la loro giornata, è il loro dolore, noi non dobbiamo fare altro che stargli vicino e per quello che possiamo denunciare le cose non fatte che ci sono a Marsala e che, ahimè, bisogna dire, politicamente coinvolgono sfere più alte. E quindi siamo qua per buttare questo fiore di speranza, che poi alla fine non vuole essere nient'altro che speranza, e dare continuità, che questo non sia un gesto che finisce solo oggi, buttando il fiore, ma ricordando i morti, lavorando e impegnandoci per i vivi. Ruben, il suo discorso ha commosso tutto il pubblico. Sì, per noi immigrati che abbiamo fatto questa strada, questo percorso, questo traghetto delle coste africane fino all'Italia, abbiamo visto tanto e pensiamo che questa tragedia, ci parlano di 200 persone di cui non si sa più niente e poi 111 salme che hanno ritrovato, ma quelli che sono morti non possono rimanere solo dei numeri. Io penso che l'amministrazione, lo Stato italiano ha il potere e il dovere di cercare, di capire da dove vengono, chi erano quelli, dare una storia a tutte queste salme che tutto il mondo oggi vede in televisione e che è una vergogna per noi tutti che siamo arrivati qua e quelli che ci hanno accolti. Lei era anche un numero? Ero il numero 68 a Pantelleria e fino ad oggi aspetto sempre la sentenza del Tribunale di Palermo per il mio ricorso d'asilo politico. Da quanti anni lei è a Marsala? 26 mesi, quindi 2 anni e 2 mesi. Vede una via d'uscita in questo ingorgo di leggi, diciamo, che non portano da nessuna parte? No, non vedo assolutamente niente, perché dal 1998, se mi ricordo bene, perché ho fatto una scuola per mediatore culturale a Marsala e ho studiato un po' le leggi in materia di immigrazione in Italia, niente è stato cambiato e quella legge è rimasta sempre lo stesso sbaglio, la legge Fini-Bossi. La Bossi-Fini? Sì. Che forse verrà cambiata? Penso che devono assolutamente cambiare quella legge, fare una nuova legge che riconosca che l'essere umano può essere coinvolto nel un percorso di vita che non era suo destino e finire sulla terraferma italiana con il diritto di essere accolto come l'Italia ha firmato nel 1950 in Svizzera, a Ginevra. Salvatore Inguì, l'essere umano dovrebbe essere umano. E non numeri. E i cadaveri sono allineati, non hanno un'identità e sono numeri. Oggi si calcola, negli ultimi anni, 19.000 persone hanno tentato il viaggio della speranza. Noi consideriamo solo l'ultimo tratto di questo viaggio, che è quello per mare, e non consideriamo l'altro viaggio che dura molto più tempo e fa molti più morti, che è il viaggio nel deserto. Noi oggi cerchiamo di andare al di là del numero e di riconoscere l'identità di queste persone lavorando con chi comunque è arrivato, con i vivi. E forse questo è l'unico modo per mantenere viva la memoria dei morti, purtroppo numeri, e fare in modo che i vivi però possano avere una speranza. Qua a Marsala, nel nostro piccolo, stiamo cercando, attraverso diverse associazioni che sono nate negli ultimi tempi, di stimolare una coscienza collettiva, affinché si prendano carico non come un fardello, non come peso, ma come necessità di umanità, la possibilità di far sì che le persone come Ruben, che lui qua rappresenta, ma che sono tante,
nel nostro territorio possono avere realmente occasioni di integrazione, ma anche attraverso piccole cose, attraverso per esempio mettere dei servizi autobus che collega il centro di Perino, dove sono i rifugiati, con la città. È una piccola cosa, è semplice, non ci vogliono né fondi né leggi per poter istituire una corsa che consenta a queste persone di vivere il tessuto sociale cittadino, per esempio. Ma così come pure la possibilità di dare loro spazio per una formazione culturale, per poter portare il loro bagaglio di esperienze di vita, religiose, la loro storia, perché la diversità per noi è una ricchezza, non è elemento di divisione, è elemento invece di... Ormai andiamo verso un mondo globalizzato, ma non soltanto in termini di aridità e di commercio e di scambi economici. O di delocalizzazione delle fabbriche. Per l'appunto, a noi interessa una globalizzazione perché siamo figli di una stessa terra, non c'è un nord e un sud, non dovrebbero esserci i confini di Stato per l'umanità. L'umanità va al di là di ogni confine e l'umanità è questa. Ecco perché loro non sono altri rispetto a noi, sono noi. Ecco perché questi morti, noi diciamo, sono i nostri morti. Diversamente noi saremmo dei mostri. Grazie.